Paolo Virzì debutta nel noir. Come è nata la voglia di cambiare totalmente genere e fare una cosa completamente diversa da quella a cui ci avevi abituato finora? Perché è appassionante cercare sempre di esplorare strade nuove, penso. Anche se mi porto dietro un modo di guardare i personaggi che credo anche in questo film, che pure è vero ha un enigma dietro, ha un'atmosfera anche misteriosa. Però allo stesso tempo c'è anche comunque la commedia umana, come sempre, insomma. Quindi è un diciamo narrativa thriller più come di human balzacchiana, più ironia feroce ebrea, americana e italiana, ma soprattutto un favoloso cast che ha reso possibile di mettere in scena un tipo di tono così speciale, secondo me. Che cosa ti ha affascinato del libro di Amidan? Una trama avvincente che allo stesso tempo si portava dietro una riflessione sul nostro tempo. Abbiamo alzato la posta. Ci siamo giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli. E adesso, finalmente, ci godiamo quello che ci spetta. Nel vincitore del premio Contafavi 2010. And the winner is Marie-Rose Bertolacci. Il capitale umano, che cos'è? Un titolo che sembra un po' un ossimoro, peraltro nella locandina vediamo anche il codice a barre. Alla fine lo scoprirà lo spettatore che cos'è, è proprio una cosa precisa, posso anticiparla se vuoi, se non faccio lo spoiler. Non svelare troppo. Però è un termine tecnico che viene usato dalle compagnie assicurative per valutare quanto costa in denaro la vita di una persona. Quanto costa la vita di una persona? Ognuno ha il suo prezzo, ognuno ha il suo cartellino ed è questa cosa, il capitale umano lo calcola, mette insieme potenzialità di guadagno, aspettativa di vita, quantità e qualità dei rapporti affettivi, alla fine fai tiri una somma e esce fuori un prezzo, il prezzo del nostro... della nostra vita, che evidentemente è diversa a seconda di questi parametri qua. Grazie. Valeria Bruni, Tedeschi, nel film di Paolo Virzì, dei tre personaggi femminili, il tuo sembra quello un po' più negativo, sì. Nel senso che non ha il coraggio di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di inseguire i propri sogni, i propri desideri. È vero, negativo, non so cosa voglia dire negativo, però il più, sì, forse il più debole, in fondo. Anche quello che alla fine ha una rivelazione, la frase che dici alla fine del film, se puoi ripeterla, è la chiave di lettura. Certo, anche le persone confuse e deboli delle volte possono avere degli sprazzi di lucidità. E lei ha questo momento di lucidità con suo marito in cui gli dice: avete scommesso sulla rovina del nostro paese, avete vinto. Non so se hanno vinto, non sono sicura.